Amici di Inter, fan TV Cuori Forti Nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli alle nostre video news. Ormai siamo nel 5 di giugno, venerdì, e come ogni venerdì vi ricordo l'appuntamento con i nostri ospiti dalle 22, puntata da non perdere. Non lo dico perché Inter Fan TV, mi raccomando, collegatevi e non ve ne pentirete. Dalle 22, due coppie di ospiti come sempre nelle ultime puntate di Intermercato, dalle 22 alle 23 e poi dalle 23 alle 24, e poi dopo mezzanotte anche la rassegna stampa, così come vedremo nelle prime pagine dei giornali anche da Barcellona, dove non mollano nonostante le notizie durante la giornata di giovedì, e cioè che il Barcellona deve mettere a posto una situazione di bilancio molto complicata entro il 30 giugno, ma anche dopo non è facilmente risolvibile. Però vedremo tra poco, i titoli da Barcellona non mollano, ma soprattutto qui si continua a parlare di contratti il 30 giugno, contratti il 30 giugno. Io continuo a dire invece che il problema è quello che adesso vedremo anche sulle prime pagine dei giornali di venerdì 5, soprattutto un altro, e cioè si sono incontrati il presidente della FIGC Gravina, il ministro Speranza e la quarantena in caso di una singola positività all'interno del gruppo squadra resta di 14 giorni. Quindi il campionato è in forte dubbio, perché se si parte così davvero siamo appesi al caso, alla fortuna, a una speranza. Cioè, vi faccio un esempio, c'è un positivo asintomatico l'11 di giugno. Che succede? Per esempio, in una squadra che fa le semifinali di Coppa Italia, due settimane di quarantena, non ci sono più le date per recuperare, finisce tutto prima di iniziare. Quindi speriamo che ci possa essere un po' più di buonsenso, un nuovo incontro e cambi qualcosa da questo punto di vista. Intanto il governo, nella persona stavolta del ministro dello sport Spadafora, ufficializza praticamente l'ok alle semifinali il 12 e 13, ma non c'è l'inversione dei campi, quindi l'Inter torna sabato 13 giugno, Napoli-Inter, mentre Juventus-Milan sarà la prima semifinale il 12. Abbiamo già parlato tanto delle date nella puntata di ieri, e a proposito della puntata di ieri, siccome era una delle puntate di inizio mese dove ringrazio sempre tutti, devo aggiungere però due ringraziamenti molto importanti che non avevo menzionato ieri. Alessio da Tuscania, grazie Alessio, con cui ogni tanto ci scriviamo anche via WhatsApp, e Marco T-Spoon per gli amici su YouTube, quindi grazie per aver contribuito alla crescita del canale anche con un contributo tramite o Super Chat durante le dirette, oppure seguendo il link sotto i video. Poi, come vi dicevo, magari ci sarà la possibilità anche di abbonarsi al canale nelle prossime settimane. Ritorna Forza Ragazzi durante le partite, e visto che, anche se l'Ordine dei Giornalisti ha chiesto di aprire a tutti i giornalisti la tribuna stampa o parte dello stadio, al momento il protocollo non prevede questo, e quindi quasi sicuramente in casa o fuori casa ci sarà Forza Ragazzi. E quindi, a partire da Napoli-Inter, partite in chiaro o non partite in chiaro, il bello su Interfan TV è quello di poter commentare durante la partita, quindi non solo seguirla, o meglio, si può seguire sui canali che trasmettono, e poi dall'altro lato commentiamo insieme. Dicevo, andiamo anche poi a vedere, oltre a Lautaro, delle situazioni di mercato. Anzi, facciamo così, ve le dico subito, perché c'è una che della Bild arriva dalla Germania, e quindi Timo Werner, avete letto tutti, nel pomeriggio di giovedì, accostato dalla Bild, che è comunque fonte molto molto autorevole, al Chelsea, 10 milioni all'anno, clausola che sarebbe pagata entro il 15 di giugno, e quindi quello che aveva detto Ausilio, cioè non svelando la destinazione, ma il fatto che non sarebbe arrivato all'Inter nella prossima stagione, Timo Werner va andrebbe ad avverarsi, e io ho subito interpretato le parole di Ausilio come sincere su Werner. Quindi potrebbe andare al Chelsea e non al Liverpool, che in questo momento andrebbe un po' a rivedere le sue
spese vista la crisi, e comunque avendo già in attacco un attacco titolare fortissimo anche delle alternative. Il Chelsea invece, che non ha fatto mercato in alcune sessioni, adesso inizierebbe a rinforzarsi sempre di più, potrebbe tornare in Champions, con già acquistato Ziyech, molto interessante, lo voleva anche la Roma qualche sessione di mercato fa, così come adesso se sarà Werner, e chissà che Giroud non torni di nuovo sul mercato. Quindi, a proposito di incastri con l'Inter, l'altra novità di cui vi avevo detto, poi magari l'approfondiamo in Intermercato venerdì sera, è su Sanchez, perché l'apertura di Ausilio era strategica, mediatica, anche perché bisogna giocare, quindi un giocatore che magari sa già di dover partire, sì, deve sempre mettersi in luce, però è diverso se tu sai che puoi ancora conquistarti la conferma, e quindi sì, può ancora conquistarsi la conferma. Queste sono le notizie che ci arrivano, quindi vediamo se cambierà qualcosa, perché l'intoppo, più che tecnico, economico, resta economico, ma magari il Manchester United non avrà grandissime offerte concrete con prestiti onerosi per Sanchez, e quindi un po' la volontà del giocatore, un po' il fatto che deve dimostrare però nel finale di stagione, sempre che si giochi, e un po' anche la volontà dell'Inter, che non preclude a una conferma. Vediamo se a sorpresa succede qualcosa da questo punto di vista. Dall'altro fronte, quello di Lautaro, abbiamo detto tra un po' vediamo le prime pagine, commentiamo quindi le conseguenze di un'operazione con Lautaro quando vediamo appunto quello che scrivono in Spagna. Intanto registriamo questo discorso di Sanchez, che come minimo deve tornare giallo nelle nostre grafiche, da rosso a giallo. C'è ancora per lui la speranza di continuare a vestire nerazzurro anche nella stagione 2021. Allora, dicevo, come la definisce il Corriere dello Sport questo discorso della quarantena che non è cambiata? Il trappolone, vedete qua, il trappolone, credo che la parola sia tutto un programma, ma sia abbastanza indicativa. Quarantena, il governo non cambia, campionati appesi a un filo. Come dicevamo, sì, perché se non cambia, il 4 giugno, Gravina l'aveva detto, una settimana prima delle partite, quindi questo era l'incontro che doveva portare a un cambio della regola, e invece non c'è stato il cambio della regola. Quindi ripeto, se c'è un solo positivo, non solo nella squadra, ma nel gruppo squadra, c'è lo staff e tutti quelli che sono al campo, tutta la squadra per due settimane non può più giocare. Può allenarsi, ma non può giocare le partite. Quindi capite che il campionato, con una partita ogni 3-4 giorni, saltano 2 o 3, addirittura 3 possono essere partite per una squadra. Quando le recuperi, anche ad agosto, sarebbe quasi impossibile. Incontro tra Gravina e Speranza, negata la riduzione di 14 giorni di isolamento, ma si tratta ancora. La FIGC ai club, escluso dai tornei chi non rispetta il protocollo, e questo è anche un'indicazione della FIGC, che vuole dimostrare anche fermezza da questo punto di vista, anche nei confronti del governo, di voler fare le cose seriamente. Andiamo a vedere anche quello che come commentano il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, Alessandro Barbano, spesso molto critici nei confronti delle decisioni prese nel passato. Vediamo stavolta. Allora, c'è l'ok di Spadafora, Coppa Italia il 12 e 13, anticipate le due semifinali, come detto, di ritorno, Juve-Milan, la prima gara dopo il lockdown, poi Napoli-Inter, confermata la finalissima il 17 allo Stadio Olimpico. Il ministro dice il calcio riparte con tre partite in chiaro. Ivan Zazzaroni titola il suo pezzo dei diritti e delle pene. È sgradevole avvicinarsi alle partite, al gioco oggetto della nostra battaglia editoriale, avendo ancora problemi insoluti e ingarbugliati al punto di sembrare una classica partita di governo. Tutti d'accordo su niente o in disaccordo su tutto. E quindi un po' diciamo il calcio che non riesce a uscire da questo vortice di decisioni che una legata all'altra. Intanto tutte le regole per viaggiare in Italia e in Europa, raddoppia il bonus biciclette, ma nessuno l'ha ancora potuto usare, calano i contagi, però si fanno meno tamponi, ieri 88, purtroppo ancora 88
morti, meno tamponi e quindi in proporzione comunque ci sono stati meno contagi. Come commenta Alessandro Barbano questo discorso della quarantena che, ripeto, in questo momento viene prima dei contratti, prima delle date, prima di tutto, perché basta veramente pochissimo, appeso a un filo è proprio la decisione giusta. Si parte appesi a un filo e a un algoritmo, anche perché lì sull'algoritmo Gravina ha detto ancora non sapete in cosa consiste e già lo criticate, sì, perché qualsiasi... Sarà, perché adesso si parla, vi dicevo ieri, il 10% gol fatti e gol subiti che possono incidere il 90% della media punti. Si toglierebbe la differenza reti o i gol fatti e gol subiti, il 10%, e resterebbe solo la media punti. Media punti proiettata però anche sulle partite che restano. C'è questa voglia di fare la classifica con le partite che restano. È una cosa che non riesco a capire, perché non si può prendere solo, come hanno fatto in Francia, la media punti sulle partite fatte. E quindi si mette a posto anche il caso in cui non ci siano partite, lo stesso numero di partite per tutte le squadre. Va bene. Quindi appeso a un filo e a un algoritmo. Perché, come racconta Andrea Ramazzotti, che aveva scritto anche su questo già ieri, il comitato tecnico scientifico non modifica la tempistica della quarantena e il governo non assume la responsabilità di contravvenire a una prescrizione scientifica così stringente. Ed è giusto specificare questo, perché, ripeto, anche per quanto riguarda le decisioni politiche, non è che quello che diceva il comitato scientifico era legge. Poi c'era la politica che, appunto, sentendo il comitato tecnico scientifico, decideva. Invece qui non si vuole andare oltre quello che dice il Comitato Tecnico Scientifico. Lo ha ribadito ieri il Ministro della Salute, Roberto Speranza, come dicevo prima, al Presidente della FIGC, Gabriele Gravina. 14 giorni erano e 14 giorni restano, anche se l'incubazione media è molto più breve, anche se con tamponi ripetuti è possibile testare e circoscrivere un eventuale contagio, anche se in Germania e in Inghilterra le regole sono più elastiche. Anche se molti altri scienziati pensano e dicono che questa rigidità sia un capriccio o una follia, la quarantena è l'ultima trincea di un assedio burocratico sanitario alla democrazia italiana. Questo è il vincolo irragionevole definito così da Alessandro Barbano. E in effetti eravamo rimasti che partire per partire non ha senso. Qui però ci stiamo avvicinando, ormai siamo a meno 7, a una settimana da Juventus-Milan e a 8 giorni da Napoli-Inter, ormai è ufficiale anche la data, anche se aspettiamo il Consiglio federale di lunedì per tutti gli altri dettagli, e non si sa davvero se si potrà finire. Piano B, il governo diceva, piano B e piano C ce l'hanno consegnato, ma il piano B al momento non è avallato dai club, quindi incontro Lega FIGC, vanno avanti, ma lunedì non credo proprio che il piano B verrà approvato, cioè i playoff e i playout. Gravina aveva detto playoff e playout nel caso in cui non partiamo proprio con il calendario, e quindi resterebbe solo il piano C nel caso in cui ci si dovesse fermare. Qual è il piano C? L'algoritmo, i club sono contrari anche su questo, si vorrebbe la media punti, quello che io dicevo, però per il passato, non per il futuro. Vediamo come andrà a finire, tra l'altro nel caso di cristallizzazione della classifica o di media punti, che dir si voglia, non ci sarà l'assegnazione, o meglio, diciamo non ci sarebbe, perché qui esporsi può essere pericoloso, peggio di un acquisto, una cessione di mercato, e quindi non ci sarebbe l'assegnazione del titolo, ma solo delle posizioni in classifica, retrocessioni, coppe, eccetera. Torniamo sul mercato, perché ci sono notizie molto importanti. Allora, io dicevo dell'asse Torino-Barcellona, Torino-Manchester, Barcellona-Manchester, diciamo anche Roma-Torino, perché l'abbiamo già vista l'anno scorso, Spinazzola, Luca Pellegrini. Il 30 giugno si avvicina e queste società hanno bisogno di fare plusvalenze. E allora cosa può succedere? Se Arthur non dice sì alla Juventus e quindi Pjanic non va a Torino, può andare Pjanic da un'altra parte. Si è parlato del Chelsea per Jorginho, si è parlato del Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain che, come sempre, Leonardo può venire a fare spesa in Italia, guardando anche stavolta al Milan tra Donnarumma e altri giocatori, Bennacer per esempio. Però è da tenere d'occhio come andranno a mettere a posto il bilancio, ripeto, la Juventus in primis e il Barcellona, perché riguardano indirettamente l'Inter. La Juventus perché va a corteggiare giocatori che anche l'Inter corteggia, Tonali, Chiesa ed altri. Il Barcellona perché, se fa plusvalenze,
può andare a offrire di più per Lautaro Martinez. Zaniolo ha un prezzo, 60 milioni, la Roma lo considera incedibile come Pellegrini, ma di fronte a una mega offerta può cambiare idea per risolvere i problemi di bilancio. Agnelli ci pensa e prepara l'assalto. Ci sarebbe però qui da aggiungere che la Juventus ha anche da mettere a posto i conti e quindi non è che può preparare l'assalto se a sua volta poi non cede da un'altra parte, ma la cessione potrebbe essere proprio reciproca, un Bernardeschi, un altro tipo di giocatore su più fronti, abbiamo detto. Quindi teniamo d'occhio questi discorsi plusvalenze. Siamo intanto al 5 giugno e non sento il conteggio come all'Inter gli altri anni, 40 milioni, 40 milioni, 40 milioni, qui invece sono 160, 160, 160, al momento sono sempre 160. Higuain stop e Milinkovic è allarme, nella corsa scudetto Juve e Lazio alle prese con due infortuni che agitano i tecnici, Sarri e Inzaghi non alzano i ritmi di lavoro per evitare rischi. E intanto anche all'Inter gli allenamenti proseguono, la preparazione con giocatori che hanno avuto i primi affaticamenti, ne abbiamo parlato ieri, ma praticamente quasi tutti recuperati, anche i difensori hanno avuto qualche problemino. C'è tempo comunque ancora fino a Napoli-Inter e poi c'è il discorso di Vesino con quel problema che, con cui comunque dovrà convivere, abbiamo detto già nei giorni scorsi. Quindi Higuain e Milinkovic, vediamo anche adesso sugli altri giornali cosa si dice per quanto riguarda il recupero, perché si parla addirittura di una possibilità per Higuain di saltare la semifinale con il Milan, che poi alla fine non è, diciamo, cioè, la Juventus se non giochi Higuain gioca Dybala e potrebbe Higuain recuperare con calma, potrebbe andare in panchina a prescindere. Una notizia intanto che viene confermata è quella delle finali di Champions, la Final Four, le partite secche a Francoforte o Lisbona, si aspetta sempre il 17 di giugno per questa decisione del nuovo format abbreviato delle coppe. E intanto Istanbul si è tirata indietro, la UEFA valuta le nuove sedi, l'annuncio nei prossimi giorni. Quindi Francoforte, Germania o Lisbona, Portogallo sono in vantaggio per le finali, la fase finale di Champions League. Per quanto riguarda l'Europa League, anche lì partite secche, sarebbe Inter-Getafe, poi quarti e semifinale finale insieme in una Final Four. Anche Tutto Sport parla di questo tema, anche sugli infortuni per esempio, e su Higuain allarga il discorso con restare o non restare Amleto Higuain. Il fratello posta le ovazioni dei tifosi bianconeri, ma il pipito è combattuto tra la voglia di Juve e la tentazione di River, problemi alla coscia, dubbio Coppa Italia. E anche le altre notizie di giornata, come il via libera Juve-Milan il 12 e Napoli-Inter il 13, il protocollo chi sgarra è fuori, come abbiamo visto per quanto riguarda il protocollo, ma c'è l'altro discorso del protocollo, la quarantena, e poi salva calcio dalla FIGC 21,7 milioni, quindi la FIGC che è vicina alle varie componenti, serie B, serie C, serie D, 5 milioni, 5 milioni, 5 milioni, poi ai giocatori, ai tecnici, al calcio femminile per un totale di 21, 5, 5, 5, come il modulo di Canà, B, C, D e poi giocatori tecnici e calcio femminile 3 milioni, 3 milioni e 700 mila per un totale di 21,7 milioni per cercare di contrastare la crisi. Intanto Toro Joao Pedro, l'offerta al Cagliari, Zaza e 10 milioni, i Granata hanno il sì del brasiliano, poi Gasp, l'ira di Gasp, confermata la ricostruzione, ieri c'era un articolo su Tutto Sport su questo, oggi ha parlato anche a Sky, Gasperini, Valencia, polemica che mi offende, dice Gasperini, che dice io non avevo la febbre, ho rispettato il protocollo, però lui aveva detto che stava male il giorno prima e poi peggio ancora il giorno stesso. Quindi ripeto, avrebbe potuto magari parlare un po' in termini diversi. Si continua a parlare poi di razzismo, Aram, Floyd del razzismo, la giocatrice che dice di basket mi presero a calci sul bus perché nera adesso è peggio, quindi denuncia anche episodi di razzismo in Italia. E infine l'abbraccio che abbiamo detto già ieri
a Gattuso, Rino, ti siamo vicini, il grande abbraccio di Napoli, prima dell'addio a Francesca, la sorella appunto di Gattuso. Quindi dicevamo di Milinkovic che potrebbe anche, dovrebbe essere meno grave del previsto, quello che si era detto in un primo momento, comunque adesso avrà bisogno di un periodo di riposo per poi fare nuovi esami. Andiamo a vedere anche sempre sul mercato i giornali spagnoli. Intanto una novità da Marca: la Liga volverà con pubblico, ma virtuale, cioè il pubblico virtuale, tante iniziative, anche per esempio la Lazio che ha iniziato una specie di concorso, un po' come era il Borussia Mönchengladbach, di poter essere presenti sugli spalti con le foto, inviare le proprie foto e far sentire la vicinanza ai giocatori almeno con la foto sugli spalti. E qui si parla appunto della possibilità di un pubblico virtuale per seguire le partite anche in Spagna. Ma andiamo a noi, dopo aver detto sempre dei giornali di Madrid, AS, Disney Basket, perché tornerà anche a fine luglio l'NBA e Disney, perché a Orlando, come vediamo qui in alto, nel parco di attrazioni di Orlando, con 22 squadre e partite tutta l'estate, quindi si riprende anche con l'NBA. Abbiamo detto della Formula 1, dicevo, andiamo ai giornali spagnoli, partiamo un po' soft con i giornali catalani, partiamo un po' soft con Sport. Suarez: stiamo concentrati per vincere la Liga. L'attaccante uruguaiano torna ormai è pronto, perché anche i medici dicono che può giocare. Poi Messi a punto, continua anche la preparazione del Barcellona, e vedete che Sport punta di più sui giocatori che ha il Barcellona, Messi e Suarez, quindi è in piena condizione per il ritorno del sabato 13 giugno anche per il Barcellona in campo a Mallorca. La Juve intanto insiste per Arthur per vendere Pjanic, c'è il limite 30 giugno, attenzione la data clou, 30 giugno sottolineata anche da Sport. Francoforte che dice la Final 8 di Champions, siamo interessati, quindi Lisbona e Francoforte, addirittura Final 8, quindi già dei quarti di finale, sarebbe tutti nella stessa città in campo neutro, quarti, semifinale e finale. Abbiamo detto soft, ora andiamo al piatto forte, perché farà molto parlare nella giornata del 5, come ha fatto parlare nella giornata del 4 questo articolo di Mundo Deportivo, giornalista del Mundo Deportivo, che diceva: il Barcellona non ha i soldi, il Barcellona è in crisi, il Barcellona deve dar conto allo Stato perché ha messo in cassa integrazione alcuni suoi dipendenti, e perché il presidente ha chiesto un altro sacrificio ai giocatori che non hanno accettato, e già c'è stato il taglio degli stipendi. Insomma, per Lautaro è quasi impossibile, è difficilissimo, è una figuraccia storica dopo 2 mesi in cui si parla solo di Lautaro. Come si può fare? La formula la trova il giorno dopo lo stesso Mundo Deportivo, e rilancia alla lavagna. Torniamo un po' alle elementari: 41 più 70 uguale 111, e in effetti 41 più 70 fa 111. Il problema è che in questa formula Lautaro c'è qualcosa che non torna. Qual è questo qualcosa che non torna? 70 milioni, sappiamo, anche se è difficile immaginarli, 70 milioni, ma sappiamo cosa sono 70 milioni. Dall'altra parte c'è 41 milioni, il 41 non sono proprio milioni, c'è una fotografia piccolina, lo vedete qui? Chi è questa fotografia piccolina? Chi è che è 41 milioni? Lo mettono piccolino perché secondo me si vergognano anche un po' loro, cioè la sparano grossa e poi dicono mettiamo piccolo, magari qualcuno non vede solo 41 più 70 uguale 111, giusto? In aritmetica 10 e lode, ma 41 per loro è Junior. Come Junior? Junior chi? Junior Firpo, 41 milioni, svelata la formula Lautaro, e il Barça chiere incluir en la operación por el argentino a Junior
Ita Sarlo en 41 milioni. Cioè, chiaramente si è capito, cioè vogliono mettere nell'operazione per Lautaro Martinez Junior e valutarlo 41 milioni. Scusate, l'avete pagato quanto? 16? 18? Cosa ha fatto Junior Firpo per più che raddoppiare il suo valore? E poi uno dice, va bene, ma loro giustamente tu gli fai il favore di più che raddoppiare il valore di Junior Firpo, l'hanno comprato l'anno scorso, perché? Perché ti danno una parte cash superiore a quella che tu avevi chiesto, quindi loro ti danno qualcosa e tu gli dai qualcosa. No, l'Inter dice 111, oppure vogliamo fare una valutazione normale di Junior Firpo, 90 più Junior Firpo e sono già 21, che è più di quello che loro hanno pagato, e quindi loro anziché 90 ti danno 100 e quindi tu Junior Firpo gli fai il favore, glielo valuti 40 e fai una ipervalutazione di Lautaro. No! Loro non ti danno 90, non ti danno 80, ti danno 70 e vogliono anche l'ipervalutazione di Junior Firpo. Sempre simpatici i colleghi catalani. Timo Werner intanto sceglie il Chelsea, che andrà a pagare 60 milioni di clausola, e quindi gli attaccanti iniziano a scalare. Cioè uno si accasa, l'altro potrebbe partire, perché anche qui il Barcellona a Suarez cerca un altro attaccante, l'Inter se perde Lautaro cerca un altro attaccante. Allora abbiamo detto di Sanchez, che torna di moda la possibilità di tenerlo ancora un anno. Cavani, che tra l'altro mi segnalava Michele, che ci segue sempre, molto simpatico questo Cavani trapagando addominale obliquos, lo vedete qui Cavani come si allena, molto simpatico questo video. La Liga si è fermata, no problem, Cavani sa come tenersi in forma. Ma al di là degli scherzi, delle cose divertenti, Cavani che però chiede ancora una cifra più alta, Sanchez, il quarto abbiamo detto giovane, faccio un'ipotesi in cui il Barcellona vada ad aumentare l'offerta, non so, a fine luglio, ad agosto, 90 più Firpo, avresti Junior Firpo, Tonali, Nainggolan, Cavani a parametro zero ma con ingaggio alto, la conferma di Sanchez, un giovane forte, non so, Cugna, quarto attaccante, la possibilità con quei soldi di andare a prendere magari Chiesa, che può fare anche l'attaccante. Ovviamente al momento è solo fantamercato, siamo all'inizio di giugno e sarebbero tanti tasselli da mettersi a posto, però in questo caso avresti esterno destro, esterno sinistro, ti rifai le fasce, Chiesa, giovane italiano che può fare anche la punta, e Junior Firpo. Tonali e Nainggolan, centrocampo fortissimo, difesa Giacera, in attacco Lukaku, Cavani, Sanchez, Cugna, facciamo un'ipotesi, un quartetto diciamo fattibile dal punto di vista degli incassi, però Sanchez bisogna risolvere il lato economico, Cavani bisogna risolvere il discorso ingaggio, Cugna bisogna risolvere il fatto che chiedono ancora troppi soldi, però questo sarebbe un mercato anche fatto in modo logico, con cifre che si incastrerebbero, e sarebbe comunque una squadra forte. Però al momento il Barcellona, ripeto, è molto lontano dall'accontentare l'Inter, e qualcuno mi chiedeva anche, Joseph dice, ma se il Barcellona, e non solo lui, anche di pomeriggio mi è arrivato un altro messaggio, qui dicevano, ma se il Barcellona paga la clausola, noi possiamo perdere Lautaro per il finale di stagione? Allora, intanto il Barcellona, in tutte le ipotesi possibili, anche le più fantasiose di Mondo Deportivo e Sport, non paga la clausola, non si può permettere la clausola, ma non è che solo non se la può permettere, non lo valuta nemmeno 111, perché loro, ipervalutando e facendo una plusvalenza con una o due o tre contropartite come vorrebbero loro, diminuiscono di molto l'esborso. Quindi 111, scordiamoceli. Poi è vero che c'è il discorso dei contratti il 30 giugno, ma il Barcellona la clausola non la può e non la vuole pagare. Dopo la clausola, dopo il 7 luglio,
proveranno a fare offerte, ma c'è anche la possibilità che l'Inter dica: scade il tempo, dobbiamo giocare, quindi togliamo il giocatore definitivamente dal mercato dopo che scade la clausola. Quindi vediamo, ovviamente il discorso non è chiuso, questi sono gli aggiornamenti, ne parleremo con gli amici, colleghi che si occupano esclusivamente di mercato domani sera, con anche Mister Scanziani domani sera, che ci darà qualche indicazione per anche la compatibilità nei vari ruoli che si può venire a creare, i colleghi di mercato come detto, e poi nella seconda parte, attenzione, anche collegamento dalla Spagna, così capiamo un po' meglio che aria tira in Spagna, cioè questi colleghi spagnoli che ci continuano a dire formule fantasiose, adesso l'ultima Junior Firpo 41 milioni, divertente ma fino a un certo punto, eccolo qua. Buona giornata intanto per chi guarda il video di mattina, venerdì, iscrivetevi al canale Interfan TV, grazie a tutti, condividete, lasciate un like, grazie a tutti quelli che stanno contribuendo alla crescita del canale, che ci seguono, sta per tornare il calcio giocato, ma campionato appeso a un filo se il ministro non riduce la quarantena, come almeno in Germania, come in Inghilterra, come in Spagna, come dappertutto, ma noi siamo italiani. E come al solito ci dobbiamo distinguere. Ciao e sempre Forza Inter!